Bentornati amici. Ciao amici, bentornati. Non rubare la frase. Episodio 28. Ah, hai il copyright sulla parola amici, certo, adesso? No, bentornati, tu bella ragazzi. Non scherzo. Episodio 28, Dead Note. Abbiamo visto lo scorso episodio l'ufficiale sostituto di L, Nir, si chiama, mi sembra. N. È vero. Che ha iniziato a indagare, ha creato un istituto proprio per indagare sul caso Kira e sembra stia nascendo un po' una nuova faida. Vediamo un po' come prosegue, speriamo ce la faccia, perché live penso che lo odiano tutti. Vabbè, direi di iniziare, ragazzi, come sempre fateci sapere nei commenti voi cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace se vi piacerà il video. Vai. Allora, episodio 28, impazienza. Questa atmosfera mi ricorda E poiché io sono assolutamente convinto che risolvere questo caso possa condurci ad arrestare Kira, sono intenzionato a darvi la nostra piena collaborazione. Ma chi si crede di essere? Ecco. Qualcosa non va, Ellie. La verità è che dopo la morte del capo della polizia, chi lo teneva in ostaggio ha sequestrato la figlia del vice direttore Yagami. D'accordo. Invierò più uomini possibili a Los Angeles, senza specificare loro i dettagli relativi a questo caso. Anzi... Lascerò a te il piano comando dell'operazione, L. Mia, sei sicuro che sia una buona idea lasciare il comando a questo falso L? Sarà più facile servirci di lui. Cerchiamo di non dimenticare che i veri obiettivi dell'SPK sono prendere il quaderno e assicurare Kira alla giustizia. Light, se anche dovessi rimetterci la vita non mi importa. Tu salva almeno quella di Saiyu. Papà, non dire sciocchezze! Forse per te questa sarebbe una soluzione accettabile, ma non hai pensato neanche per un attimo come ci sentiremmo tutti noi dopo. Probabilmente non sarai nelle condizioni di contattarmi e ti troverai costretto a prendere delle decisioni da solo. Promettimi che sceglierai di salvare sia Saiyu che te stesso, papà. Lighty, io... Non ci credo! Hai detto davvero che posso venire anch'io? Sì. I tuoi occhi potrebbero rivelarsi necessari anche questa volta. L'avevo detto io. Evviva! La tenuta... Tenuta solo per gli occhi. Che schifoso. Di un po', Light. A te quale piace di più? Cioè, ma ancora non l'ha capito che a lei non gliene frega niente di lei. Cioè, veramente. Nel peggiore dei casi, sarò costretto a uccidere Saiyu. Ma dai, zio, ripigliati, per favore. Riprenditi, L, dai. Ma ce la fai, L? Light. Ma ce la fai? Io ucciderò mio padre a Los Angeles per i preparativi. Cioè, io capisco, per carità, no, vorrei dire che ha il mio rispetto, ma non ce l'ha, per il fatto che è disposto a tutto pur di seguire il suo piano, il suo scopo, il ok. Razio, non sei normale, dai, per favore. Che animale sei se ammazzi anche tua sorella? Esatto. Cioè, fuori di testa. Sei l'equivalente di qualsiasi altro criminale, quindi, cioè, ti meriti la prigione, l'ergastolo, eccetera. Ma la morte si merita. Dopodiché partiranno anche i degli altri. Ma ognuno su un volo diverso. Ci sta questo. Solo Aizawa seguirà mio padre. Mister Yagami, saliremo sul volo SE-333. Vai verso l'uscita 18. D'accordo. Maledizione! Il direttore sta andando con quell'uomo verso un altro imbarco. Qual è la destinazione del volo? Anche quel volo per Los Angeles. Non credevo che avrebbero pensato anche all'aereo. Dannazione. Che ansia. Volo SE-333, mi sentite? State andando fuori rotta. Qui volo SE-333, mi sento forte e chiaro. Non sto affatto sbagliando rotta. L'ho deviata di proposito. What? Farò solo una piccola deviazione per poter far scendere un passeggero. Potete seguirmi con il radar se volete, ma se cercate di mettermi i bastoni tra le ruote, farò schiantare questo aereo con tutti i passeggeri senza alcuna pietà. Mamma mia. Merda, ma che sta succedendo? Ti ha fregato! Io avevo controllato tutto il personale dei voli in partenza oggi. Il comandante è un veterano in servizio da 15 anni e anche il suo vice sembra a posto. I rapitori sono così potenti da controllare gente insospettabile come questa. È vero. Ellie, immagino che tu sia al corrente di quanto sta accadendo. Posso chiederti di avvisare la compagnia aerea, la polizia e l'esercito affinché restino in attesa senza prendere iniziativa. Che cosa combina, Ellie? D'accordo, Ellie. Calcoleremo il punto di atterraggio e sorveglieremo l'aria circostante con il satellite. Se c'è altro che posso fare, sono ai tuoi ordini. Prendi questo palmare e indossa l'auricolare. Palmare? Era una vita che non lo sentivo. Nessuno potrà sentire la mia voce oltre te.
Io sono il responsabile del rapimento di tua figlia. In questo momento l'unica cosa che mi interessa è il quaderno. Se farai come ti dirò, nessuno dei due verrà ucciso. Quindi segui le mie indicazioni. Cedere il quaderno omicida a uno sconosciuto in cambio della vita di mia figlia. Tosta, eh? Sì. Quando arriverà il momento. Tosta però. Hai ragione, una persona imparziale direbbe è una vita su potenzialmente 8 miliardi di vite che potrebbero svanire. Però da genitore, cioè, ma non me ne frega un cacchio, dammi mia figlia. Certo, però magari rischierebbe di perdere il posto. Ma cosa vuoi che io ne freghi? Ma non me ne fregherebbe niente, licenziatemi. Cioè, mia figlia viene prima del posto di quello lavoro di qualsiasi altra roba. Quello cioè. È vero, quello è vero. La famiglia prima di tutto, Che cosa dovrò scegliere? Dovrò prendere la mia decisione come poliziotto, come essere umano o come padre? Il nome visibile tramite gli occhi dello Shinigami è il nome necessario per uccidere quella determinata persona, anche qualora non dovesse corrispondere al nome con cui essa è registrata all'anagrafe. Ah, figo! Figata. Minchia, dove va? Nel deserto atterrato proprio. Elle, ti sto mettendo in grado di vedere le stesse immagini che vediamo noi. Ah, questa poi. Come faranno a effettuare uno scambio laggiù? Sembra Breaking Bad. Sì, di brutto, lo stavo pensando anch'io, ti giuro. Volevo dirlo, ma ho detto, non c'entra un cazzo, però è vero. Ricorda. Ma sì, continuano, facevano scambi nel deserto continuamente su Breaking Bad. Vedi quella foto, ragazzi? Questa sì che è davvero bella. Maledizione. Un sotterraneo. Non potremo più controllare i suoi movimenti. Minchia. Mi sa che il vetro è antiproiettile. Spero, sennò sono dei coglioni. Sì. Come vedi è un vetro a prova di proiettile. Ah, sarà meglio. Dovrei infilare qui dentro il quaderno. Dopodiché io sbloccherò questa serratura. E faremo entrambi un passo indietro. Il vetro ruoterà di 90 gradi. Così il quaderno verrà dalla mia parte e tua figlia dalla tua. Bello. Se non accetterai lo scambio, le sparerò da questo buco. Ma potrebbero dargli un quaderno falso per guadagnare tempo. Non riuscirebbero a verificare adesso se funziona. Quello è vero, quello è vero, quello è vero. È che è sperduto lì con loro, perciò se è falso lo verificano subito. E perché comunque potrebbero comunque verificarlo mettendo il suo nome e se non muore. Però non ci sono scritte, cioè loro non sanno le tempistiche. Ma per verificarlo non metterebbe il suo nome, perché non c'è motivo di ucciderlo adesso. Ma i criminali, cioè, uccidono chiunque senza problemi. Quello è vero, però dico... No, perché lui ce l'hai lì davanti, solo che loro non sanno che ci vogliono 60 secondi o 40 secondi, quello che è. Cioè, non sanno tutti i dettagli del Death Note, sanno solo che lo usano per uccidere, ma non sanno come, quindi effettivamente non avrebbero il tempo per verificare se è vero, non avrebbero tempo sufficiente, quindi potrebbero farlo. Non lo so, vediamo come se la gioca. Yagami. Ma Light l'avrà pensato. Mi auguro di sì. Non posso credere che tu abbia davvero intenzione di lasciare il quaderno in mano a uno sconosciuto. Molto bene, Y462. Inizia pure. Che nome? Il filo l'ho aperto nella fessura del vetro sulla sinistra. Deve essere un falso. Secondo me sì, hai ragione. Maledizione. Ha previsto ogni singola mossa di questo passo il quaderno. Che cosa ti prende, Light? Perché hai una faccia di... Chiudi il becco e fai quello che ti ho detto, Misa! Ti ho detto di continuare a giustiziare i criminali giapponesi come sempre. Quei due sono entrambi sulle tracce di Kira. Sì, ma quei due chi? Affari miei, tu obbedisci e basta! Ora se la prende con te. Calm down. Sono ancora in tempo. Adesso proverò il quaderno. Io non posso! Stai calmo. Non crederai che faremo lo scambio senza verificare che il quaderno sia autentico. Okay. Non preferisci che uccida tua figlia? E chi è che prova a uccidere? No, soltanto il personale della polizia è al corrente di questo caso. Quindi non potrei dare la colpa a chi. Sai, non perché è mia sorella. Perché? Bella. Perché lo manderebbe in merda. Ma che... Mamma mia, che brutta persona. Raga, posso dire una cosa? Chi ammira e sostiene Light vuol dire che sarebbe capace di ammazzare sua sorella. Sì, decisamente. Anche voi. Cioè, se sostenete questo, io... Vabbè, è un anime, per carità, però io non capisco, veramente. Light è il mio preferito. Ma per cosa? È la feccia! No, è veramente, è un criminale come...
come tutti gli altri, se sarebbe in grado. Già uccidere è sbagliato, ma se in più sei capace, saresti capace di far fuori la tua famiglia, cioè... Sì. Sono L e Light sono uguali, sì, sto cazzo proprio. Ah, è autentico. Che ti prende? Che succede, Emilia? Questo capita chi spaccia per conto suo droga della nostra organizzazione. Ah, almeno okay. Per una volta si è reso utile. Y4 segue l'obiettivo è deceduto. Sembra proprio che il quaderno sia vero. Bene, molla la presa. Potrebbero anche aver fatto tipo aver preso un quaderno finto e Light ha detto a suo padre di aprire il quaderno in un punto esatto, mettere solo una pagina, diciamo, esatto. Così se finisce quella pagina basta. Esatto, bravo. Ma come cacchio? Hanno creato un nuovo quaderno forse? Sì. Sì, può e essere. Gli ha messo una divisione dove ha detto papà aprilo qui, tac. E ci sono le due pagine che sono... Sì, solo che mi sembra troppo stupito Light, secondo me non l'ha fatto. Cioè, solitamente quando ha in mente un piano è lì tranquillo che fa il sorrisino, no? Non lo so. Ma però sarebbe stato geniale. Oh, sì. Vai. Sai, papà. Oh, ne sono usciti sani e salvi. A questo punto non possiamo prevedere cosa può succedere. Fate tutto quello che è possibile per seguire l'elicottero fino all'atterraggio. La fai fin troppo facile tu. Faremo il possibile. Niente da fare. Ti hanno fregato, Ellie. Cioè, un razzo? No, perché? È un jet. Boh. Va nello spazio. Un missile? Ah, un missile. È uno di quelli invisibili ai radar. Il quaderno è nel missile. Comunque, sti rapitori sono sul pezzo. Il missile è stato lanciato. Ma scusa, lanci un missile, va nello spazio e poi il quaderno... No, che spazio? Va a una destinazione sulla Terra. Il missile. Sì. I missili che lanciano... I missili guidati, quelli invisibili ai radar. Tu gli dici la destinazione, lui va lì e ti porta... Ma non esplode quando cade? No, penso che atterri. Sull'elicottero, oppure sul missile. Ma ha fatto esattamente come gli hai detto, è andata meraviglia. Sì, ottimo lavoro. Questo cancella tutti gli errori che ho fatto in passato, vero? Ma certo, sarà tutto spazzato via. Procedi. Via, l'elicottero. Sì, ma sì. Era veramente dentro quel missile. Il missile, l'abbiamo perso. Era impossibile seguirlo. Kira. Cazzarola, adesso? Sono avanti sti rapitori comunque. E sono dei bastardi. Però almeno Saiu sta bene. Sì. Hanno fregato Light. Cosa? Questo non si vede tutti i giorni. Sta invecchiando. Giuro che tirerai un cazzotto, te lo giuro. E ora quale sarà la prossima mossa? Non è difficile da immaginare. Tutti i suoi alleati? Che poi lui conosce anche la faccia e il nome vero di Nir. Sì, ma non penso che lo fa fuori perché è una sfida per lui. Vuole farlo perdere, non ammazzarlo, penso. È quello che ho intuito. Però gli ammazza tutti i suoi collaboratori. Come fa a sapere i nomi, scusami, di loro? Elle. Ci hanno fregato. Fregato? Sì. Quasi tutti i membri dell'SPK sono morti. L, tu e i tuoi uomini gli avete praticamente regalato il quaderno senza combinare nulla. Mi stai dicendo che se avessi avuto tu il comando sarebbe finita diversamente? No, con un piano accurato come quello, credo che chiunque si sarebbe fatto fregare. Condividiamo le informazioni in nostro possesso e uniamo le nostre forze. Non è solo questo che volevo dirti, penso di avere qualche idea sull'identità del rapitore. Credo che dietro a questa faccenda ci sia un individuo soprannominato. Man. Tutto ciò che so è che fino a 4 anni fa viveva in un orfanotrofio chiamato Wemys House. Allora non sanno i nomi. È uno degli orfanotrofi fondati da Watari. Oh, il Shinigami. Ho bisogno di un consiglio. Ho perduto il mio quaderno e sono andato a fare rapporto al grande capo. Ma quando gliel'ho descritto, mi ha risposto che se l'era preso Ryuk dicendo che era accaduto a lui. Che cosa dovrei fare in questo caso?
Se la situazione è questa, devi fartelo restituire da Ryuk. Quindi non mi resta che andare nel mondo degli umani. Esatto. Che stile è quello lì seduto? Sì, quell'altro era bruttissimo, però... Armonia Justin. Così coi gioielli. Fighissimo. E boom! Cosa ne pensi? Mi sembra assurdo che Light si sia fatto fregare in questo modo. Cioè, l'idea che hai avuto te di mettere delle pagine sostitutive, anche più di due, magari ne metti un po' giusto per creare confusione, prima che... Così non gli dai il tempo di capire che c'è questo bug nel sistema. Era geniale. E... Due... Cioè, Watari praticamente aveva degli orfanotrofi dove cresceva delle super spie, praticamente. Cioè, nel senso... Sì. Anche il fatto che loro due non sanno il loro nome a vicenda, è perché già li insegnavano a non rilevarlo, ad essere tutto mega segreto. È bella sta roba, è fighissima. Tipo un Umbrella Academy delle detective. Esatto. Vediamo un po' come va avanti, cioè alla fine se le intenzioni di Marshmallow. sono solo quelle di catturare Kira prima di N, va bene, cioè alla fine ok, però ha comunque l'indole criminale, secondo me lui, già il fatto che sta con tutti quei criminali che ha già fatto fuori della gente è molto più simile a Light che a L. Comunque non si vede spesso Light così messo alle strette. È quello che mi preoccupa, che cacchio è successo? Cioè lui, come dicevi te, ha sempre avuto tutto sotto controllo, anche nelle situazioni più critiche riusciva comunque a tenere la calma, a trovare la soluzione, cioè... E sono questi due che sono in gamba. Quindi... Cioè, sia Nier che Mello sono in gamba. Ah, è vero, sì, è vero. Perché Mello comunque sicuramente ha guidato le operazioni dei rapitori. E si vede che è della stessa scuola di... L e di L. N, sì. Decisamente, quello è vero. Siamo al prossimo episodio? Interessante! Ragazzi, come sempre, fateci sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Sì, assolutamente. Ha preso una piega molto... Non so ancora come descriverlo. Vediamo fino alla fine, aspettiamo fino alla fine per commentare, diciamo. Sì, poi voglio sapere la tua. Assolutamente. Io Vabbè. Sono ancora scioccata per la morte di Elle, comunque. Io ancora oggi. Quello è un trauma difficile da superare. Bene, come detto, fateci sapere voi nei commenti cosa ne pensate, mi raccomando lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.